Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, siamo sul canale di Papa e andiamo avanti con Dark Souls 3. Ci eravamo fermati nello scorso video che avevamo appena battuto un boss, di cui non mi ricordo il nome. Infatti quando devo tipo mettere nei titoli i nomi dei boss vado sempre a leggerli perché non me li ricordo mai. E ci aveva catapultato tipo in un altro punto dove c'era una tizia strana. Boh, se mai senti rumore. Che per me è un altro boss, ma adesso andremo a vederlo insieme. Quindi entriamo subito nel gioco, esattamente. Non avevo neanche preso il joystick, ecco. E da tutt'altra parte. Vabbè, non ci sono andato direttamente perché tanto è veloce, faccio una corsa. Per me, comunque, vi dirò, quella è quasi sicuramente un boss. Io sono sempre in brace, giustamente, ma mai segni per terra. Io avrò fatto cooperativa una volta in sto gioco. Vabbè. Vediamo, eh. Per me qua ci sta un bel boss. Sì, guardate. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Ok. Tell him what he must So che devi diventare un signore. do. Ah, aspetta. Mi sembrava troppo facile. Non poteva morire, basta, sta stronza. No. Adesso mi si sveglia uno, eh. Era ovvio, ragazzi, era ovvio. Ma che cazzo state dicendo? Yuppie! E chi è sto qua? Dio mio. Che schifo fai? Bene, ovviamente c'è del fuoco, perché in sto gioco sempre ci deve essere del fuoco. Cerchiamo di capire quanto è cazzuto da 1 a 10. Ma per il momento sembrava scemo. Oioioioioio, questo mi toglie tantissimo per me. Puttana la vita, raga. Sti cazzi quanto ho tolto sta mossa. Vabbè. Ah, niente, aveva fatto un attimo finta, ma in realtà è forte. Vuoi solo vedere quanto ritolgo così? Beh. Niente di che, ma qualcosina, dai. Io non ho tanto paura di come adesso, ma di come diventa a breve. Che mi sembra quasi troppo. Grande. Puttana la vita, oh. Allora, se ci colpisce quella mossa siamo morti praticamente. Se non lo colpiamo siamo morti perché facciamo schifo. Ma che cazzo? Non riesco a capire se obiettivamente è davvero difficile. Deve diventarlo, non riesco a capire. Che cosa cazzo stai facendo? Ma che cazzo dici, ma scemo. Ehi, che cazzo è sta roba? Ma vaffanculo, va. Mo' con due spade va in giro sto scemo. Cosa sta facendo? Oh mio Dio! Cos'è sta roba? Per me, ragazzi, se ci colpisce questa roba ci toglie tantissimo. Madonna. No. Se vuoi fare qualcos'altro, per favore, visto che. Bestia, raga. Sto
Vedi che forse sto qua va girato per una volta da sinistra? Aspettate. Cosa vuol dire sta roba? Via. Ok, quando fa sta cosa dobbiamo levarci proprio dai coglioni. Sì, ho capito che sei incazzato, però, cioè, diamoci... E se, mo. Sì, bello lui. E niente, raga, ovviamente ci rivediamo qua fra poco. Palese. Raga, stranamente, vi dirò, sto tornando a quel boss. Per riprovare a batterlo. E vi dirò stranamente perché non è tipo la 30ª volta vaffanculo che provo a batterlo. No, ma va... dai, io neanche li faccio seriamente questi nemici, perché penso che siano troppo scarsi e mi tolgono vita. Ma pensate voi, cazzo. Io vorrei provare a farlo in cooperativa, ma ovviamente quando mai trovo qualcuno per fare in cooperativa quando mi serve? Mai. E io non ho mai, cioè forse una volta ho fatto cooperativa, perché non mi interessa fare cooperativa, cioè mi piace giocarmelo da solo il gioco. Una volta che lo voglio fare, una, non c'è. Ovviamente non c'è uno stronzo di nessuno. Ho un segno di vocazione, vi prego. Va che mo mi dice impossibile. Ti prego, dimmi che non è impossibile. Ti scongiuro. Ti prego. Oh, sembra che lo possa evocare questo. Dimmi di sì. Mi sa che l'ha evocato. Sì. Oh, regà. Forse stavolta riusciamo a combattere insieme a qualcuno. Salutiamolo, prima cosa. Vediamo se c'è anche qualcun altro, per sicura... Oh, ma che cazzo è, il mio compleanno? Però è già andato via, boh, mi sa di no, è questo. Perché è già andato via il segno di vocazione, quindi mi sembra strano. Se evoca anche questo, regà, è perfetto. Andiamo a battere il boss in maniera... Bello! Vabbè dai raga, allora andiamo. Cioè siamo in tre. Facciamo un saluto. Che figo è sto qua. Andiamo raga, dai. Stavolta ce la dobbiamo per forza fare. Riesco a attraversare sta coltre? No. Ti sei messo davanti? E non riesco a attraversare la coltre. Ok. Dai raga, stavolta ce la facciamo. Se non sono proprio un coglione, ecco. E la madonna quanto è forte quello, raga, guardate che cazzo gli sta facendo. Dai raga, stavolta in tre ce la facciamo. Io ovviamente non lo colpisco mai. Voi che quello lì con quegli artigli è incarognitissimo, eh. Cioè sta togliendo tipo tantissimo, non ho ancora visto che perde vita. Una volta che volevo cooperativa, raga, per fortuna. Scappa, scappa, scappa. Io rischierei e starei full vita. Oh, regà, è cattivissimo. Io inizierei a farmi i cazzi miei e uccido da lontano. Per sicurezza, raga. Non voglio più morire, ve lo giuro. Minimo 10 volte sarò morto questo tipo.
La Madonna, che mossa è quella lì? Gli ha tolto tantissimo, raga. No, non targetizzare me. Dai, ho visto. L'abbiamo ucciso, dai, raga. L'abbiamo ucciso. Grandioso, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Oh. Finalmente, raga. Finalmente. Non ce la facevo più. Veramente, era 10 volte che morivo. Questo qua è troppo figo, eh. Grandiosi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Subito al falò, immediatamente, ragazzi. E vi dirò che neanche so cosa ho sbloccato, sinceramente, questa roba. Però lo vediamo con calma. Posizione il catino presso la statua del cavaliere decapitato. Scocciatore più avanti, in breve prova attacco. Salti di giù, è su. Posizione il catino. Lo vediamo insieme? Ma sì, lo vediamo insieme. Cioè, intendevo, insieme sicuramente. E l'unico dubbio era se questo video è il prossimo. Dimmi che non si sveglia sto qua. Che cazzo fa? Si sta decapitando. La cosa non è una delle più belle al mondo, però se non esce un boss, va bene. È qua la nuova zona. Perché io mi ero bloccato a un certo punto. Cioè, o c'è un'altra zona e non so dove sto andando, ma mi sa che questa è la nuova zona. Delle scaline. Che belle le scale, raga. Che belle le scale. Ve lo dico, che belle le scale. Chissà dove cazzo mi porta adesso. Comunque ragazzi, questo video si è concluso. Che cazzo fai? Stai calmo. Grazie a Dio che abbiamo avuto dei supporti, perché sennò probabilmente saremmo morti un'altra volta. Io non ce la facevo più. Come non so neanche se ve l'ho detto, ho tagliato i capelli. Infatti questo video l'ho dovuto fare in 2 giorni differenti da quante volte sono morto. E capite quindi a che livello ero arrivato di incazzatura. Ok. Ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Probabilmente è molto breve perché io ci ho messo 6 ore, ma in realtà poi il gameplay è durato 10 minuti, quindi niente di che. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Condividete il video su più social possibile e a presto, ragazzi. Ciao a tutti!